motivi per i quali, al di là dei forestali, anche di dipendenti comunali non si riesce ad utilizzare le risorse umane che già abbiamo. Ovviamente in questo argomento è fondamentale il lavoro che possono fare i meetup su i propri territori per andare a capire esattamente intanto perché non vengono utilizzati o gestiti al meglio i siti culturali, se è un problema di personale, se è un problema infrastrutturale, se è un problema di sovrintendenza. Come abbiamo visto, molto spesso la sovrintendenza è un ostacolo insormontabile per molti, e se è un problema invece anche di partecipazione dei cittadini, perché molto spesso quando c'è un gruppo di cittadini che si muove per presentare dei progetti, per presentare delle iniziative che si possono fare all'interno dei nostri beni culturali, insomma qualche cosa si riesce a muovere. Noi possiamo incidere fino a un certo punto tramite atti parlamentari, tramite atti di indirizzo, però la cosa migliore, come sapete benissimo, è sempre che le mobilitazioni partino dal basso, in modo tale che le amministrazioni si rendano anche conto di quali sono le cose che si possono fare, quali sono gli interventi che si possono mettere in campo per un migliore utilizzo di questi beni. Quindi sburocratizzazione, una serie di cose. Ovviamente abbiamo fatto un gruppo di lavoro, creeremo una mailing list in cui manderemo la nuova finanziaria 2015, all'interno della quale ci sono determinate modifiche anche legislative, in modo tale che chiunque voglia apportare delle modifiche o dare dei suggerimenti, insomma, ha la possibilità di farlo. Ma a questo proposito vi invito, anche se facevate parte di altri tavoli, insomma, di comunicarci eventuali altre persone che vogliono partecipare alla mailing list. Abbiamo parlato di scuola, anche se ci siamo soffermati sul decreto nazionale buono scuola, ovviamente molte cose non possono essere risolte direttamente a livello regionale, ma ci siamo impegnati intanto per portare queste le criticità che abbiamo analizzato a livello nazionale, ai nostri portavoce nazionale, ma sono già in contatto, non abbiamo bisogno di intermediari, possiamo benissimo creare un gruppo di lavoro con i portavoce nazionali per affrontare il problema del bonus alle scuole private, dell'alternanza scuola-lavoro fatta in maniera assolutamente illegittima, diremmo quasi. La chiamata dei presidi è una serie di altre misure previste nel decreto buona scuola di Renzi, che insomma possibilmente tramite degli interventi legislativi e tramite degli interventi dei nostri portavoce possono essere risolte. Infine abbiamo parlato un po' di dispersione scolastica, del sistema formativo siciliano. Ovviamente da questo punto di vista molto è fatto per via amministrativa, anche se devo dire che come dicevo prima al tavolo, per questioni di necessità più che di scelta e di buonsenso, il governo regionale si è reso conto che non si può andare avanti più così come si è andato avanti finora. L'altro giorno in commissione l'assessore Caruso ha detto chiaramente che ci saranno molti esuberi nel mondo della formazione, non si riusciranno più a pagare molti stipendi purtroppo, però da questo punto di vista rassicurato, ha recepito anche molte nostre proposte, intanto per prevedere un sussidio, una forma di paracadute per tutti coloro che rimarranno fuori, ma soprattutto per quanto riguarda anche il sistema stesso, la formazione che deve essere più collegato ai fabbisogni territoriali, per quanto riguarda la gestione degli enti, chi deve fare la formazione. Abbiamo affrontato il problema delle scuole private, quindi degli enti di formazione privata che fanno obbligo formativo, e là ci siamo posti anche un problema politico, perché fino a un certo punto siamo d'accordo al fatto che i ragazzi che non vanno a scuola, la cosiddetta dispersione scolastica, sia gestita da enti privati, ancorché religiosi.
Quindi da questo punto di vista ovviamente ci inseriamo in un percorso che non è facile, un percorso che è in continua evoluzione e che nelle prossime settimane sicuramente vedrà parecchi cambiamenti. Abbiamo parlato, vogliamo aggiungere, vabbè, questo è quello di cui abbiamo parlato. Manchi un altro tavolo, la sanità. Va bene, niente, io allora vi illustro quello che è stato il lavoro del terzo tavolo, un tavolo in cui abbiamo discusso 7 punti all'ordine del giorno. Non erano argomenti per i quali si richiede un intervento legislativo, un intervento di un atto di indirizzo, ma i sette punti meritano comunque un'attenzione dal punto di vista parlamentare, di un atto parlamentare diciamo minore, un'interrogazione, un'interpellanza, qualcosa del genere. A proposito del primo punto, che prevedeva invece un intervento di tipo giudiziario, perché comunque si chiedeva se era possibile, su questo ci informeremo, vediamo un pochettino cosa possiamo fare, un intervento presso la Corte di Giustizia Europea per chiedere il rispetto dell'articolo 7 del Trattato UE Marocco, che prevedeva una sorta di compensazione per gli agricoltori che avevano subito un danno da questo genere di trattato. E su questo vediamo di mettere in atto un'azione a tutela degli agricoltori, vediamo che tipo di azione possiamo mettere in atto a tutela, visto che comunque una mozione che abbiamo fatto approvare a livello regionale non ha avuto alcun seguito, quindi il governo regionale non ha mandato avanti l'azione che avevamo richiesto, quindi a questo punto cerchiamo di farci giustizia, tra virgolette, da soli. Poi si chiedeva un atto parlamentare per dare un indirizzo al governo sull'utilizzo dei forestali, piuttosto che l'utilizzo attuale, un indirizzo più settoriale, quindi impiegarli in una forestazione attiva, in cui praticamente gli stessi forestali siano utilizzati non solo nella piantumazione, quindi nella cura, ma anche nella raccolta del prodotto che viene piantumato. Per quanto riguarda la pesca, si chiedeva una compensazione con le giornate non lavorate, praticamente con le giornate che non vengono lavorate settimanalmente, con quelle relative alle pause dei festivi e dei prefestivi, quindi la compensazione sulle giornate non lavorate con i festivi e prefestivi, un fermo biologico più serrato, esteso praticamente a tutti i settori della pesca nel mese di maggio, e una compensazione in tal caso per le aziende, quindi gli operatori del settore, quindi anche i commercianti del pesce. Poi un'azione di promozione presso i comuni di quelle che sono le iniziative, gli strumenti che la regione offre per quanto riguarda il microcredito alle imprese, quindi le start-up aziendali. Molto spesso i comuni non sanno e quindi non possono promuovere attraverso gli uffici di relazione con il pubblico quelle che sono invece gli importanti strumenti che la Regione Sicilia mette a disposizione per il microcredito e anche gli strumenti che mettiamo a disposizione noi per il microcredito. Poi si chiedeva una tutela dei prodotti siciliani, abbiamo descritto il percorso che attualmente sta affrontando il nostro disegno di legge sul marchio Qualità Sicura Sicilia, che andrebbe praticamente a garantire tutti i prodotti che sono, ecco perché era messo di là, tutti i prodotti che sono praticamente, è un applauso, i prodotti che sono nati e cresciuti e raccolti in Sicilia. È una cosa magra. E poi altri due argomenti che sono anche minori ma sono anche interessanti. Si chiedeva insomma di dare un indirizzo al governo per incentivare, o meglio limitare l'attività contraria, e qui Valentina sarà contenta, per tutte le modalità dell'allevamento degli animali che non siano praticamente sottoposti a determinati tipi di stress particolari, certi tipi di allevamento un po' troppo invasivi verso l'animale, che siano limitati attraverso forme di incentivo verso allevamenti più naturali. E poi si chiedeva anche un ripopolamento di determinate specie nelle acque interne fluviali,
trota macro stigma e tinca siciliana che praticamente potrebbero essere utilizzate per la pesca sportiva nelle zone B. Adesso non andiamo a dilungarci perché sono un poco cose più settoriali. Comunque, argomenti interessanti, ringrazio tutti per aver partecipato proficuamente a questi tavoli. Ragazzi, dobbiamo lasciare la sala perché qui è un locale stasera, diciamo, giustamente. Io ringrazio tutti, noi ringraziamo tutti, dal primo all'ultimo. Ringrazio in particolare l'Unità di Scordia, come vi ho detto fin dal principio, che ha accettato questa sfida. È stata la prima assemblea regionale nella quale abbiamo discusso di politica e soprattutto abbiamo discusso di proposte concrete di cui il gruppo parlamentare si farà carico. Grazie a tutti, buon rientro, ci vediamo fra 6 mesi. Ciao!